Inaugurata nello spazio espositivo, la Biblioteca San Giorgio resterà allestita sino al 15 febbraio una mostra fotografica dedicata a uno dei più celebri film di Federico Fellini, 8 e mezzo, una delle iniziative che anche a Pistoia si realizzano per il centenario della nascita del grande regista. È una mostra dedicata alle foto di scena del film 8 e mezzo e che sono state donate dal fotografo Paul Roland ad Antonio Maraldi, che è il curatore del Centro Cinema Città di Cesena. È una mostra che è già stata allestita a Rimini e ripresa poi in varie parti d'Italia e anche all'estero. Si compone di diverse sezioni e in particolar modo a Pistoia sono stati ripresi una selezione di 23 scatti dell'intera collezione, che conta una cinquantina di foto. Da Fellini si passa a Mastroianni per arrivare a foto di scena del set e c'è per finire un'ultima sezione a colori che in maniera autonoma il fotografo Roland realizza sul set. L'ultimo scatto è uno scatto ripreso alle Terme Tamerici di Montecatini, in cui Mastroianni saluta il fotografo. È uno degli scatti più famosi di quel set. E qui a San Giorgio com'è arrivata poi la mostra? La mostra nasce come focus, una parte del focus su Federico Fellini all'interno del nuovo progetto Il Cinema Raccontato. La Biblioteca San Giorgio ha voluto sviluppare una serie di eventi legati al cinema partendo dal libro, e quindi saranno presentati, il 18 è stato presentato il libro Fellini Metafisico, verranno poi presentati altri libri dedicati a registi e attrici. Il prossimo appuntamento sarà il 1 febbraio con Yorgos Lanthimos e a seguire ci saranno poi Jean Eustache, Valentina Cortese, Pupi Avati, Chantal Akerman.